Parlamentari, giuristi, mondo della solidarietà, un convegno su un tema spinoso, il diritto al ritorno dei palestinesi nella loro terra. Qual è il punto della situazione a livello internazionale e in Italia? Ma è un tema che troppo spesso si cerca di eludere, di mettere da parte, di non affrontare. Invece noi abbiamo voluto fare questo convegno proprio per chiamare a discutere su questo tema, perché lo riteniamo un tema fondamentale, ineludibile ed è centrale per tante ragioni. Innanzitutto è un tema di unità per tutto il popolo palestinese, è un tema di diritto internazionale, quindi di legalità internazionale, e infine è uno di quei temi che parlano della condizione reale della gente. I rifugiati pagano due volte le difficoltà che vivono tutti i palestinesi nel mondo. E i rifugiati sono le persone che oggi non hanno un futuro, perché gli si vuole negare il passato, la propria storia. E i rifugiati sono le persone a cui gli si nega la casa. E anche noi in Italia, anche noi in queste settimane sappiamo l'importanza della casa, della terra, delle proprie origini. E quindi è importante questo tema per queste ragioni, e abbiamo chiesto a deputati e a gente anche fuori dalla nostra cerchia di parlare e di discutere con noi di questo. Il diritto non è rapporti di forza, il diritto è diritto. Io su questo sono molto deciso. Se il diritto al ritorno vuol dire il diritto dei profughi palestinesi che sono scappati da quello che sarebbe diventata Israele nel 1948 per evitare la guerra, sul fatto che abbiano un diritto al ritorno non c'è alcun dubbio nel diritto internazionale, non è minimamente discutibile. Quello che è discutibile, secondo me, proprio sul piano giuridico, è sempre sul piano giuridico, è che questo diritto possa essere esteso a tutti i palestinesi, non solo quelli che se ne sono andati, ma anche i loro eredi, figli, nipoti, parenti, eccetera, perché diventa una cosa che non ha senso. Quindi un diritto che finisce con la prima generazione, quindi in pratica finisce con coloro che sono effettivamente scappati per motivi di guerra. Perché lì il problema è nato anche, se non sbaglio di grosso, è nato anche per il fatto che molti palestinesi sono fuggiti, se ne sono andati da Israele, su indicazione, su richiesta, su suggerimento dei paesi arabi, per mettere Israele in difficoltà. Quindi se ne sono andati per motivi politici, non perché sono scappati a una guerra. Palestinesi è un popolo di profughi in tanti paesi del mondo arabo e non solo, vive un'altra Palestina, oltre a quella che ancora si trova nel territorio storico della Palestina. Voi delle Nazioni Unite come affrontate il problema del diritto di questi profughi al ritorno, di profughi delle generazioni successive che sono nati e vissuti all'estero? Chiaramente il nostro intento principale è assistere la popolazione rifugiata in attesa di una giusta soluzione alla loro condizione, una soluzione che per quanto sia stata riconosciuta dalla risoluzione ONU del 1194, è purtroppo dipendente da una volontà politica che noi vogliamo sempre sostenere e sollecitare. Ad oggi i palestinesi rifugiati si trovano a vivere le guerre degli altri, tra l'altro, quindi forse i giovani potrebbero sentirsi ancora più confusi rispetto al fatto che il diritto al ritorno è qualcosa che gli viene tramandato dai nonni, dai padri, e loro non sanno più magari come concretizzarlo, cominciano a sentirsi magari cittadini del mondo, vorrebbero sentirsi cittadini del mondo, ma non hanno la possibilità di muoversi o di tornare ad appartenere a un'entità statuale che non viene riconosciuta, quindi deve essere complesso e difficoltoso per le giovani generazioni. Noi dobbiamo aiutarli anche a vivere al meglio i propri talenti e a poter sviluppare il loro potenziale. Il diritto al ritorno, prima di tutto per i profughi palestinesi che stanno nei paesi vicini alla Palestina e in particolare il Libano, una situazione molto complicata dove si sta ancora operando nei campi. È un diritto che noi ci teniamo molto, perché è anche un diritto dei nostri figli, dei nostri nipoti, e noi li stiamo educando anche per non dimenticare il loro diritto come diritto al ritorno nella patria dei loro genitori.
Molti paesi del mondo e anche il Parlamento europeo hanno votato una risoluzione per il riconoscimento dello Stato del Palestina. In Italia c'è stata anche una raccolta di firme importante per sostenere questo riconoscimento. Voi avete la speranza che la Palestina possa essere pienamente Stato in breve tempo? Prima o poi avremo il nostro Stato, ma questo necessita anche una grande e una forte pressione europea e americana su Israele per costringerla ad adeguarsi e attuare le risoluzioni della legalità internazionale. Sono due essere due Stati in quella zona e Israele che rifiuta farlo. Il diritto al ritorno, il riconoscimento dello Stato di Palestina, si potrà avere giustizia per questo popolo? Io mi auguro che si giunga quanto prima alla votazione della mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina, anche perché lo hanno fatto già parecchi paesi, oltre paesi al mondo, ma moltissimi governi europei. Credo che non sia neanche troppo dignitoso che l'Italia arrivi troppo tardi e quindi auspico anche dal mio partito, visto che io sono del PD, una posizione più coraggiosa e quindi che vada in questo senso. Lei in Commissione Difesa, è possibile continuare ad avere programmi militari insieme a Israele nel momento in cui Israele bombarda Gaza, bombarda mezzo Medio Oriente, non rispetta le risoluzioni internazionali? Questa è una bella domanda ed è una domanda a cui spesso in Commissione ci siamo cercati di dare una risposta. Io penso, e le dico una cosa che stiamo già facendo, è quella di verificare quelli che sono i dettami della 185 del 90, cioè la legge sulle esportazioni delle armi, che dovrebbero essere trattate di qui a poche settimane in commissione. In quel caso a livello parlamentare fare una verifica sugli stati a cui inviamo determinati tipi di materiale o con cui intratteniamo rapporti non solamente di invio di armi ma anche di interscambio, cioè acquisizione comunque di tecnologie israeliane, che comunque fomentano e ingrassano quella che è l'industria militare israeliana. Io su questo, insieme anche a altri colleghi, penso di mettere un appunto in quella sede, perché spesso il Parlamento manca di momenti ad hoc per fare questo tipo di valutazione. Aver richiesto una valutazione sull'esportazione di armi serve anche a introdurre questi argomenti concretamente. Questo è uno dei lati oscuri della politica estera italiana, della politica italiana, ed è all'origine profonda di questa incertezza presunta, che non è un'incertezza, è che l'Italia ha col governo israeliano rapporti molto forti, commerciali, di armi, e quindi tornando al tema antico, guai ad attaccare le ragioni del popolo ebraico, ma il governo israeliano ha la linea forse più di destra dell'Occidente, se la batte con qualche altro paese, insomma, lontano, e quindi c'è un problema serissimo di rivedere completamente le politiche verso quello scacchiere internazionale e ripristinare l'indicazione di sempre, cioè due popoli, due stati. Il problema del diritto al ritorno e della condizione di vita dei rifugiati palestinesi è una questione centrale e noi vogliamo a tutti ricordarlo per metterlo nelle agende delle varie trattative, dei vari congressi, delle varie attività politiche.